Buongiorno e benvenuti nel mio canale. Oggi vedremo come rimuovere più oggetti in movimento da un video con Shotcut. Questo è Shotcut, si va sulla scheda Editing, quindi su Elenco di produzione e nella finestra omonima si trascina il video in cui rimuovere degli oggetti. Questo è il video che ho trovato. L'obiettivo è quello di rimuovere tutte queste barche che stanno sulla parte del centro-sinistra del mare e lasciare soltanto quelle che stanno nella parte destra. Si sposta il video nella timeline con il drag and drop del cursore. Questi è il video e come vedete le barche si spostano tutte. Quindi bisognerà rimuovere ciascuna barca dal video si porta all'inizio l'indicatore di riproduzione che ora si chiama, si chiama testina e si va su filtri qua più filtri video si va su rimozione macchie eccolo qua come vedete si crea questo rettangolino in alto a sinistra questo rettangolino in alto a sinistra si Posiziona sulla macchia, diciamo così, sull'oggetto da rimuovere. Come vedete, quando c'è il mouse, prende la forma della croce, si può spostare e poi quando prende invece la forma di una freccia, si può modificare il rettangolo. Diciamo che adesso è posizionato all'inizio, si clicca sul... Otogramma chiave per attivarlo, si sposta in avanti l'indicatore di riproduzione e contemporaneamente si sposta il rettangolo in modo da nascondere l'oggetto da confondere con il resto dello sfondo, diciamo così. Si sposta ancora in avanti e adesso non si vede bene dove sta, eccolo qua. Si può aumentare la dimensione, spostiamolo ancora in avanti. Dove sta? Eccolo qua. Puoi aumentare un po' la dimensione. ecco sì. Ancora in avanti. Ecco qua. Aumentiamo ancora la dimensione. Poi spostiamolo a fondo. Clip. Così va bene. E abbiamo nascosto la prima barca. Spostiamo all'inizio l'indicatore di riproduzione, cliccando qua. Adesso vogliamo nascondere per esempio queste altre tre barche tutte insieme. Andiamo ancora su Filtri, chiaramente qui è già aperta la finestra dei filtri, quindi andiamo qua sul più. E andiamo nuovamente sull'emozione macchie. Quindi, aggiungiamo un nuovo filtro di rimozione macchie eccolo qua e facciamo lo stesso, la stessa operazione che abbiamo già visto stavolta però nascondiamo tre barche tutte insieme questo è il posizionamento quindi si va su fotogrammi chiave si porta in avanti indicatori di riproduzione ecco che qui bisogna spostarlo un po più in qua vediamo un po se si vede bene ecco. e un po più sulla destra così poi si sposta ancora in avanti si sposta più in basso e magari un po più in alto più sulla sinistra ancora in avanti mm ecco sono qui, poi si spostano ancora un po' in avanti poi a fondo scala, a fondo clip diciamo così, e va bene così. Adesso ritorniamo all'inizio con l'indicatore di riproduzione e aggiungiamo un'altra rimozione macchie per rimuovere questa questa qua questa barca qua quella più più grande quella più centrale andiamo quindi ancora sul più e aggiungiamo una terza rimozione macchie naturalmente possiamo aggiungere quante se ne vuole ecco fatto spostiamo il rettangolo qui e rimuoviamo questa barca possiamo rimuoverla anche insieme a quest'altra adesso vediamo un po' ecco rimuoviamola anche insieme a quest'altra così e eliminiamo il passaggio andiamo su su i fotogrammi chiave Spostiamo in avanti l'indicatore di riproduzione. Qui bisogna abbassare un po' il rettangolo. Ancora in avanti. Qui bisogna abbassare ulteriormente il rettangolo. Ancora in avanti. E qui bisogna abbassare ulteriormente il rettangolo magari lo spostiamo anche un po' più in qua ancora in avanti più forse è troppo in alto vediamo, eccolo qua ecco così va bene spostiamo poi alla fine e abbassiamo il rettangolo fino in fondo adesso vogliamo qui ecco, c'è da spostare un po' in qua e un po' in alto e adesso vediamo il risultato finale si va all'inizio con l'indicatore di produzione si va sul menu selezione non selezionare niente e adesso facciamo andare il video come vedete le barche sulla sinistra sono scomparse tutte mentre quelle sulla destra sono rimaste naturalmente si nota che lo sfondo del mare non è proprio perfetto comunque il risultato è veramente notevole fatto con Shotcut un editor video gratuito che ovviamente può essere utilizzato gratuitamente su windows mac e linux per esportare il video Andiamo su esporta, non selezioniamo selezionando niente, niente, viene sempre predefinito. Si va su esporta file exporta, file, da un nome. chiamiamolo 1. Si va su salva, e qui in alto, a destra, si attende la fine del processo di esportazione di un video che, essendo stato esportato come predefinito, sarà salvato in formato MP4. e con codec H264, quello video, e codec AAC, quello audio, possiamo riprodurre il risultato. Eccolo qua. Come vedete, il risultato è abbastanza buono. Direi anzi, sono sicuramente apprezzabile. Naturalmente, questo è fattibile nel momento in cui si ha una, uno sfondo abbastanza omogeneo come quello di un mare è più complicato se lo sfondo magari è più complesso però si ottengono comunque dei, dei buoni risultati ugualmente perché con l'intelligenza artificiale vengono interpolati i pixel con quelli adiacenti chi ancora non avesse scaricato shortcut va su questa pagina shortcut.org va su click to download si può installare per windows mac e linux c'è la pubblicità che può essere nascosta e si va su Windows installer, o, Post Hub, o su GitHub, per installare i shortcut per Windows. Se invece avete Linux o Mac, cliccate su uno di questi due link. E questo è tutto. Alla prossima volta.